Benvenuti al meetup di febbraio 2016 di Febbre. Una breve introduzione di cos'è il Febbre per chi mai è la prima volta che mi viene. Febbre è un gruppo di sviluppatori, di coloro che si interessano di web, quindi sono all'interno di questo mestiere che fare web, applicazioni, siti e così dicendo. E si propone appunto come un aggregatore a livello locale per sia parlare di cose nuove, di cose mai sentite, sia anche per fare networking, perché alla fine spesso e volentieri siamo sempre davanti al nostro computer e non conosciamo magari lo sviluppatore di un'altra azienda o comunque gli sviluppatori della nostra locale. Ok, l'introduzione di oggi parte da due citazioni, una abbastanza famosa, che qualsiasi viaggio parte con un primo passo, e l'altra un po' meno famosa, che è mia, è questa: gli sviluppatori giovani di oggi vogliono avere tutto e subito. E questo, diciamo, ci porta a un tema che è quello di come diventare sviluppatori, perché alla fin fine nessuno nasce come sviluppatore già skillato. Abbiamo tutti la necessità di fare un percorso formativo, e una domanda che mi è stata posta durante anche questi incontri è sempre stata, cioè, come faccio a diventare uno sviluppatore, come faccio a imparare JavaScript? Ed è una domanda che alla fin fine tutto sommato mi sono trovato in difficoltà nel trovare una risposta. Questo perché alla fine noi pretendiamo spesso, volentieri, diciamo che il nostro lavoro è un lavoro artigianale, diciamo che noi siamo artigiani del web, il nostro lavoro non è un lavoro fatto in serie, industriale, facciamo le cose fatte bene. Però ci dimentichiamo di una cosa, che da sviluppatori skillati, o skillati sicuramente non da junior, che vogliono imparare un lavoro, se pretendiamo che il nostro lavoro sia un lavoro di artigianato, dovremmo in realtà fare come facevano i maestri all'interno delle botteghe artigiane. E qual era uno dei loro lavori principali? Era quello di guidare la crescita dei nuovi talenti. Ed è una cosa che spesso e volentieri ci dimentichiamo, perché magari nelle nostre aziende il junior viene preso spesso e volentieri per tappare i buchi, perché c'è un carico, prendo un junior e lo butto lì, e lo butto nella mischia. E il senior, poiché stracarico di lavoro, non ha tempo di stargli dietro, quindi pare di copia e incolla da Stack Overflow. E questo non è il modo, in realtà, di far crescere effettivamente qualcuno. Non è il modo, in un certo senso, di creare effettivamente un futuro all'interno dell'ecosistema degli sviluppatori. E su questo mi voglio riallacciare, dando un'altra citazione di un post abbastanza vecchio, del 2012, in cui viene detto che alla fin fine, anche se certe cose noi le diamo per scontate, non ne vogliamo neanche più parlare, progressi di naso e via dicendo, è comunque molto importante ripeterle, perché cose che noi diamo per scontate per qualcun altro non è scontato, e quindi anche ripetere le cose per gli sviluppatori junior, ma anche in realtà per i senior. Comunque rileggere grandi classici, JavaScript, Model Pattern, comunque fa sempre bene. E questo lo vorrei riportare anche all'interno delle community di JavaScript, sul front-end, HTML, perché spesso e volentieri siamo un po' presi da questa mania di voler essere fighi, no?
voler fare i numeri, di voler parlare della cosa nuova e bellissima perché è cool parlarne. Ci dimentichiamo che comunque anche le nostre community come Fever sono community nelle quali arrivano dei maestri artigiani che devono far crescere i giovani sviluppatori o i mid-level. Con tutto questo voglio dire appunto che in realtà non serve essere cool, non mi interessano queste cose, non mi interessano i numeri e via dicendo. Vogliamo creare, anzitutto vogliamo creare appunto e dare impulso alla creazione di nuovi talenti che siano bravi e che facciano crescere in un futuro con il loro contributo la nostra comunità. Detto questo, introduco Salvatore Laiso, che parlando appunto di vecchi, nuovi, nuove cose e via dicendo, ci parlerà della vita dopo Angular. Grazie. Perché ho voluto fare questo talk? Giro la domanda a voi: quanti di voi usano Angular? Conoscono Angular, hanno smanettato per Angular? Tanti. Magari potreste esservi accorti che sono uscite dei framework nuovi, e qua in realtà dovrei dire un tono un po' più ironico, perché nel mondo JavaScript escono nuovi framework più o meno ogni 2-3 settimane. C'è anche un simpatico sito, si chiama Days Since Last JavaScript Framework, che dice quanti giorni sono passati dall'ultimo framework JavaScript che è uscito. Questo fa capire la rapidità con cui vengono fuori cose nuove. Appunto, vi sarete accorti che sono usciti dei nuovi framework di cui si parla tanto, magari la cosa che vi è arrivata direttamente o indirettamente è che questa volta non si sta parlando di solo nuovi framework, si sta parlando proprio di un nuovo paradigma. Dietro l'angolo c'è il next step dello sviluppo web. E quindi perché dico la vita dopo Angular 1x? Perché il primo impatto nel cercare di approcciare questi nuovi framework è stato disastroso. Ho sbagliato, ho combinato un pasticcio, poi mi ci sono ributtato con la testa, ho detto riproviamoci, cercare di capire il successo. Mi sono reso conto che per fare questo step non dovevo solo imparare un nuovo framework, ma dovevo abituarmi a un mindset abbastanza diverso, e da lì basta, sono ripartito, è stato di nuovo rose e fiori. Sono reso, quindi io personalmente sono stato il primo ad aver fallito e rendermi conto che ho bisogno di cambiare non solo tecnica ma anche per la tua mentalità. Ho pensato probabilmente questo potesse essere un problema, potesse essere un caso comune anche per qualcun altro. Ho fatto questo talk per The Motion che è andato molto bene, la sera piena la gente mi diceva sì, anche io ci ho provato e non ho capito come anche funziona. Ho detto bene, mi ha fatto piacere, quindi spero, mi auguro che possa essere utile anche per voi se siete interessati ad affrontare questa strada. Velocemente su di me, sono, ho scoperto poco di essere lead front-end engineer, ma sono front-end engineer a Contact Lab, che è un'azienda di Milano. Poi recentemente ho dato un meeting con il mio capo e ho detto ah, il mio lead developer indicando me, ho detto ah, quindi sarei il lead developer, sta bene. E secondo me ti dicono dopo. Infatti poi dovremmo fare quattro chiacchiere sul compenso. Possiede una gatta abbastanza grassa, che è la mia coinquilina, sono entrato in brutto giro del confucino vietnamita e questo mi aiuta a farmi rispettare dai miei colleghi, perché sanno che se hai qualcosa da dire potrei meglio ti spacco. No, scherzo. Sono un grande fan della serie Doctor Who. Il mio nickname su Twitter è Stubitava, è Mebius Mania, ve lo segnalo soprattutto perché non perché voglio invitare i miei follower a dire ah, io ho tanti follower. Cercherò di rispondere a tutte le domande, cercherò di fermarmi anche un po' alla cena, però arrivando da Milano andrò via non appena mi parlerà al momento giusto. Quando siete tutti distratti io fumogeno, mi scampo. Quindi no, nel senso, se riesco a rispondervi stasera bene,
nel caso delle tante domande siete liberi di mandarmi un tweet, una issue su GitHub, come volete. Velocemente un po' la mia esperienza, questa cosa la faccio solo perché c'è un piccolo significato dietro la mia storia. Fortunatamente ho iniziato abbastanza presto, ho iniziato, ho iniziato a definirmi un web designer professionista nel 2006, quindi quest'anno per me è il 10° anno di attività nel settore. 10 anni, come sapete benissimo, nel mondo del web sono un'era geologica. Vi basti solo sapere che i primi siti che ho fatto quando ho iniziato a fare il web designer e che piacevano e che vendevo tanto erano fatti in Flash. Oggi Flash è un qualcosa, è una roba che si chiamava Flash. I ragazzi che iniziano negli ultimi 2 o 3 anni ma non sanno cosa è Flash, siamo a questi livelli. Quindi la mia esperienza in Contact Lab in realtà è recentissima, perché ho iniziato lì a maggio 2015. Non è che sono recluso dall'azienda, è che il fatto di essere entrato in questa azienda da poco servirà proprio come case history della mia esperienza di disastro con i nuovi framework. Al CodeMotion ho presentato questo talk col titolo Da Angular React, un viaggio inaspettato. Mi sono reso conto che non era forse il titolo migliore, infatti per questo qui l'ho cambiato. Non perché non parleremo, non perché puoi dire non è quello il topic. Il punto è che non è solo quello il topic. Quindi questo è sì un talk che vi può aiutare a migrare da Angular a React, ma vi potrà anche aiutare a migrare da Backbone a Polymer, per esempio. Potrebbe aiutarvi a migrare da Angular ad Angular 2. Quindi dice, direi così tante cose in così poco tempo, in caso di un duo sei fenomeno o fai schifo. No, nessuno dei due, c'è una terza possibilità. Non sarà un talk, non è un talk incentrato su una singola specifica tecnologia. Il vero titolo potrebbe essere questo, da MVC ai componenti. Perché come dicevo prima, il vero cambio non è stato nell'imparare le nuove API, non è che ho preso la documentazione. Il vero cambio è stato capire come passo da uno sviluppo MVC come Angular a uno sviluppo a componenti come sono Angular 2, React e Polymer. Poi, non sto dicendo che con questo talk li saprete usare tutti e 3 subito, ma una volta che avete chiaro il meccanismo dietro, allora sì che basta prendere. Quindi partiamo dal background, come inizia questa storia di morte e rinascita, per essere più tragici. Allora, ci sono io che appunto ho 10 anni di esperienza nel settore, quindi mi sento fortissimo, dico che ormai già la scherzo come qua, so figo, cioè datemi qualunque cosa che imparo. Sono una persona molto appassionata di tech e dintorni, sono un organizzatore e frequentatore di meetup di vario tipo, da Milano JS, Rust, anche con cui collaboro. Dal 2012 ho lavorato quasi esclusivamente con Angular 1X, perché ai tempi era la cosa nuova, ai tempi 2012, quindi già questo inizia a far suonare qualche campanello d'allarme. E mi piace stare aggiornato con le novità del mondo JavaScript, quindi blog, Medium, queste cose qua, Twitter, le uso anche per stare un po' dietro sulla discussione globale e sulla scoperta di nuovi framework. A maggio inizio a lavorare, a luglio comincio a lavorare per questa azienda, Contact Lab, che è un'azienda che in realtà c'è da tanti anni, ma con me, con la mia istruzione, apro un nuovo team di ricerca e sviluppo. E voi dite, ma a me che ci frega in assoluto quella ricerca e sviluppo? C'entra solo per una cosa, perché ho avuto una grande possibilità che non tutti hanno, infatti questo sono molto contento, che è l'ultimo punto. Mi hanno dato la possibilità di iniziare a creare tutta una nuova serie di prodotti from scratch, quindi dallo zero assoluto. Quindi non mi hanno detto il prodotto principale fatto così, mi hanno detto fai quel cavolo che vuoi. Individua una serie di soluzioni, investiga, indaga e poi costruisci. Cosa c'è a costruire? C'è a costruire e mi dicono, guarda, per il futuro abbiamo intenzione di realizzare una serie di prodotti. Vagamente il concetto, non so se avete mai visto la creative suite di Adobe, il concetto è essere come quello.
3, 4, 5 prodotti singoli che però avranno una serie di logiche in comune, avranno un look and feel comune, avranno una pattern library in comune. E appunto, dicevo, devo costruire tutto da zero. Quindi dico, ok, dico, vabbè, sono nuovo, sono figo, sono bello, sono sviluppatore web, ho la possibilità di partire da zero. Angular mi piace, però sento tanto parlare di Store React, proviamoci, cosa volete che sia alla fine. Cioè, ho imparato jQuery, ho imparato Backbone, ho imparato Angular, voglio non poter imparare questo, allora cosa ho fatto? Preso dall'impulso, preso questo nuovo framework JS e l'ho buttato nel progetto. Tutto con il prendiamo questo React, lo buttiamo nel progetto e spacco tutto. Cosa è successo? Più o meno già lo sapete perché ve l'ho anticipato all'inizio. Vado a vedere un po' il codice React e mi trovo davanti a questo. E dico, ma fermi. Quanti di voi hanno provato a mettere mano a React? O magari lo usano già? Tutte, pochi. Cosa c'è che non mi piace in questa schermata? Che è quello che ho evidenziato? Perché dentro una funzione JavaScript c'è del codice HTML? Quindi dice, vabbè, ti va a informare, scopri, no, React usa questa sintassi che già esiste, quindi l'HTML dentro JavaScript. Dici, porca paletta, è passato gli ultimi 7-8 anni a dire te ne ha separato HTML, CSS e JavaScript, no, non solo li ributtiamo insieme, ma non contrario, che non è più il JavaScript nell'HTML, ma è l'HTML nel JavaScript. Allora dico, ma e già non torna. Inizio a fare, supero questo primo blocco, inizio a fare un paio di componentini, devo far comunicare due componenti React che sono completamente slegati tra di loro. Come si fa? Boh, andiamo a leggere la documentazione. La documentazione mi dice, se hai due componenti uno dentro l'altro, usa questo sistema per andare in basso, oppure se devo comunicare dal basso verso l'alto, uso quest'altro. Ah, ma se sono due componenti che non hanno una relazione, beh, poi fare, poi you can set up your own global event system. Dico, beh, se non sono due componenti collegati fra loro, beh, costruisci un tuo sistema di eventi e collegali. Voi avete mai costruito un sistema di eventi? Io non l'ho mai fatto. E onestamente l'idea di dire, cacchio, uso un framework nuovo, mi dicono, Angular fa schifo, React è nuovo, è più figo, fa più codici, ma cacchio, ma guarda, costruirmi un sistema di eventi. Poi recentemente hanno aggiunto quest'ultima riga che ne parleremo. Dico, no, comunque c'è pattern flux, se volete. Quindi la mia reazione fu principalmente questa. What the fuck? Dici, ma perché passo da anni di esperienze nelle librerie che riesco a fare tutto, framework, arrivo a questo e non sto riuscendo più a far niente, per dire un po' l'altro. L'avete capita? E perché non riesco più a far niente? Perché mi trovo così tanto disorientato? Mi trovo così tanto disorientato, comunque non è un meme, questo è un gatto veramente, il gatto della mia amica, non so se mi sia dato a mangiare, ma è ancora vivo, tranquillo. Perché ero così tanto disorientato? Perché dopo anni di utilizzo di Angular mi rendo conto che in questo React non c'è routing, non c'è l'equivalente di HTTP, non c'è data value in dubbio, non c'è niente, e anche io inizio a sentirmi non proprio bene. Ecco, sono completamente disorientato. Non c'è una cosa del mondo a cui ero abituato in precedenza. Io ho detto JSX, non c'è un sistema di eventi, non c'è la loro HTTP, non c'è proprio niente. E allora qua mi rendo conto di una cosa, che qua in chunk crollo di nuovo. Primo giorno di React, una cagata pazzesca. Ho fatto proprio schifo. Però in questo mio momento di delusione, di dire che il primo giorno di React non sono riuscito a fare niente, non ci ho capito niente, ho capito una cosa, che ero entrato nel lato oscuro di Angular. In che senso nel lato oscuro di Angular? Ero entrato, mi trovavo in situazioni in cui al di fuori di Angular non riuscivo a fare più niente. Ho avuto bisogno di questo shock per rendermene conto. Io, che ero quello che diceva sempre tutti, no, non bisogna legarsi troppo alle tecnologie perché queste prima o poi falliscono, non ci sono più, c'è abbandono, passa di moda. E poi mi rendo conto che sono cascato in questo tranello. Perché Angular è bello e tutto quanto,
però appunto se usato pesantemente ci porta a questa tendenza per cui facciamo tutto con Angular, sempre con ogni componente possibile di Angular, giustamente, però poi se ci tolgono Angular non riusciamo più a sviluppare. Non voglio dire che divento completamente incapace, però mi sono reso conto che tolto Angular le potenzialità passavano da il mio livello di forza passava da oltre 9000 a 500, e quindi lì ho reso, mi sono reso conto appunto di questo fatto qua, che sono dipendente da Angular, che React mi metteva di fronte una sfida non solo tecnica, cioè non tecnica ma di mentalità. Allora ho detto, ma fermi, cerchiamo di capire una cosa, sono io che ho proprio problemi con React o c'è qualcos'altro sotto che ancora non mi torna? Allora sono andato a farmi un giro, ho detto già che ci sono, già che devo imparare qualcosa di nuovo, già che ho bisogno di ricaricare da zero e già che con React non ci sto capendo un cazzo, proviamo a dare un'occhiata anche ad Angular 2 e a Polymer. Poi ho deciso di farmi del male, non ho capito niente di una cosa, proviamo a non capire niente di tre cose. E in realtà è servito, quindi ho passato una mezza giornata a spulciarmi le documentazioni di tutti e tre questi framework e mi sono reso conto principalmente di due cose. Una, in realtà hanno molti più elementi in comune di quanto non sembra, e due, che è la cosa principale, appunto c'è la grande migrazione, bisogna passare, il next step saranno i componenti, perché tutti questi tre framework sono quelli principali, ovviamente ne abbiamo anche altri, tutti e tre questi nuovi framework ci mettono avanti il concetto di componente web, che adesso andiamo ad esplorare. Quindi dicevo prima, non è solo una questione tecnica, è una questione proprio di mentalità. Il ragionamento che adesso vi illustrerò, la parte di cui parleremo adesso, non è che vi serve appunto diciamo solo per React, vi serve per tutto, vi conviene secondo me iniziare a darci dentro, perché il prossimo giro dei framework JavaScript è tutto così, questo vuole essere il punto. Quindi imparare i componenti oggi serve a poter continuare. Quindi cosa ho imparato dopo aver fallito e dopo aver deciso di investigare più il mondo dei web components? Che bisogna pensare ai componenti. Cosa vuol dire pensare ai componenti? Visto che ci piacciono i nomi tecnici, quello di ragionamento che sto per illustrare adesso prende il nome di mediator pattern. Come ragiona il mediator pattern? Facciamo finta che questo rettangolone grigio vuole essere un widget che mi visualizza una lista di qualcosa. Può essere una lista di album, una lista di utenti. Ci sarà un bel pulsantino che quando lo clicco mi carica una lista di elementi. Sappiamo già come lo potremmo fare in Angular, ma proviamo a ragionarci un attimo in components. In components io scompongo tutto quanto in pezzi atomici, quindi abbiamo detto widget con un pulsante che clicco mi visualizza una lista di dati. Principalmente sono due componenti, il pulsante e la lista. Quindi indipendentemente da quale framework scelgo, prima dovrò creare questi due componenti, un componente che è il pulsante, che magari avrà zero niente logica, solamente magari un wrapper per avere un pulsante stilato in un certo modo. Poi faccio un secondo componente che è una lista dinamica. E voi direte, beh, la lista dinamica e poi diciamo da dove andare a prendere i dati. No, è qua la differenza. Il secondo componente della lista dinamica non deve avere un contesto, deve essere un componente per cui gli dico componente, io ti passo una lista, tu renderizzala in un elemento HTML, basta, non ti preoccupare dove arrivano i dati, non ti preoccupare chi li chiama, non ti preoccupare di niente, devi solo fare questo. Come dire, ok, hai fatto un componente pulsante, un componente lista che può ricevere dei dati, ma non stiamo facendo niente tra di loro, sono decontestualizzati. Chi è che gli dà il contesto? Gli dà il contesto un terzo componente che si livrappa entrambi. Scusate, che si livrappa entrambi. Che funge da mediator. Questo terzo componente che si livrappa entrambi è un componente che probabilmente a livello estetico, a livello grafico, non fa bene niente. È un componente che avrà solamente la parte di logica che si occupa di dire tu pulsante quando viene cliccato avvisami che io chiamo dei dati esterni, prendo una lista e la schiaffo nell'altro componente. Questo è il mediator pattern, che non è una cosa strana,
In alcuni casi si può fare anche con Angular 1, però bisogna girarci un po' intorno. In React Polymer Angular 2 sarà esclusivamente così. Quindi non penso più a un unico controller che gestisce tutto quanto. Penso prima agli elementi a livello atomico, in questo caso mi ha detto il pulsante della lista, e poi un terzo componente che li wrappa e gli dà il contesto. Perché faccio questo? Perché attenzione, così io ho creato il mio bel componente del widget. Questo componente del widget col pulsante clic per lista, a sua volta, potrebbe venire infilato all'interno di un altro mediator pattern. Quindi vado a ragionare, vado a pensare la mia applicazione proprio come se fossero pezzettini di Lego. Primo pezzo, ci incastro il secondo, ho fatto un piede, poi faccio altri due pezzi, li aggancio e faccio la gamba, poi aggancio la gamba al piede e così, e costruisco il mio bottino di Lego. Il fatto che io ho pensato il componente del pulsante come componente atomico mi permette di riutilizzarlo anche se io non do una logica troppo stretta al mio componente del pulsante della lista, mi permette appunto di riutilizzarli ovunque nell'applicazione cambiando il contesto di volta in volta. Perché cos'è che gli dà il contesto? Il componente che lo wrappa. Quindi è proprio un discorso gerarchico. Atomici, parent, il parent ti dà il contesto, poi questo parent con il contesto magari si è fatto dentro un altro parent che dà un contesto ancora più grande e via dicendo. Questo è il meccanismo dei web components. Quindi non è che il controller, come lo pensavamo in Angular, non c'è più. Viene praticamente smembrato. Infatti i consigli che davano quelli del team di Angular qualche mese fa dicevano: ragazzi, siete utilizzati da Angular 2, iniziate a fare questo, iniziate a non scrivere più il controller. Difficili. Cioè, non iniziate a non scrivere più il controller e usate solo le direttive, perché le direttive di Angular sono la cosa più simile a un componente web, non proprio identica ma molto simile. Però vedete che anche dire sì, ok, grazie amici che questa roba qua mi dice Angular 2, però vuol dire che un'applicazione già esistente, cioè, è molto lunga da portare, infatti la conversione è abbastanza ardua. Quindi se volete stare su Angular 1 e iniziare ad approcciare questo mondo, come dicono gli sviluppatori di Angular, provate a ragionare solo le direttive, se no appunto volete iniziare con questi framework nuovi, mi raccomando, il ragionamento deve essere sempre questo. Quindi atomici, dentro wrapper, dentro wrapper, dentro wrapper e via dicendo. Questo ci porta anche ad un'altra cosa molto importante. Dovremmo pensare prima le cose che facciamo, che non è facile. Fin qua è chiaro, dubbi? Comunque di questo ho fatto una demo che se vado di questo ritmo sicuramente posso vedere che sto andando un po' velocino, quindi se la cosa non vi è chiaro fate un fischio. L'altra cosa che ho dovuto imparare mettendo mano a questa nuova generazione di framework JavaScript è che bisogna cambiare le abitudini che abbiamo sul data binding, perché Angular ci ha abituato fin dall'inizio al two-way data binding, che per carità è stupendo, non dirò mai che fa schifo, però fa schifo. Ovvero, cos'è che a un certo punto non va più bene di Angular con il data binding a due vie? Non è che fa schifo, ma finché io faccio qualcosa di relativamente piccolo, medio, non mi accorgo di niente. Su applicazioni molto grandi si inizia a sentire un po' il peso del meccanismo, perché two-way data binding significa che per ogni proprietà, per ogni oggetto che ha un data binding a due vie, ci sono minimo due o tre event listener, che noi non vediamo perché li fa partire Angular di nascosto. Ma ricordatevi che Angular 1 non fa il data binding per magia, perché il data binding non esiste in JavaScript, è stato introdotto da poco con un API che si chiama Object Observe, che infatti viene utilizzata da tutti i framework nuovi. Ma prima dell'Object Observe, il data binding è fatto con il sistema del dirty checking, che è un sistema che per carità funziona, ma a livello di risorse è impegnativo, soprattutto su applicazioni di larga scala, molto grandi. In questi nuovi framework, che vedremo tra poco, che quasi tutti utilizzano data binding a una via e non a due.
dice, ma non è un po' un passo indietro? Ni, perché vedremo che in realtà c'è un vantaggio. Data binding a una via significa che principalmente io strutturo il flusso di dati nella mia applicazione dall'alto verso il basso. Quindi, tenendo buono un esempio di prima, ho un componente parent, un componente children, questo componente children per visualizzare dei dati, ci sarà un data binding a una via, in modo tale che il componente padre, quando cambia un dato al suo interno, lo fa rispecchiare al figlio. Ma anziché rimandarglielo indietro, come facevamo con il data binding a due vie in caso di interazione, in caso di interazione non lavoro più sul dato, sul, diciamo, lo specchio del dato che è sceso. In caso di interazione notifico il padre che è cambiato qualcosa, il padre rimodifica quella proprietà e la rispara giù a una via al componente sotto. Quindi anziché essere appunto una comunicazione a due vie, è più un mulinello. Quindi scorre dall'alto verso il basso, se al basso succede qualcosa, c'è un'interazione, si manda la notifica al padre, il padre fa la modifica e questa poi riparte il giro, viene notificata in basso. Questo ci permette anche di iniziare un approccio di dati immutabili. Dati immutabili non è sempre facile riuscire a mantenere questa cosa qua. Cosa significa dati immutabili? È una cosa che con Angular purtroppo io ho fatto spesso e mi ha portato di fronte a problemi. Il fatto che man mano che i dati vanno avanti alle mie applicazioni inizia a modificarli. Ho un JSON che mi arriva da una chiamata sincrona, man mano che lato client lo manipolo, aggiungo proprietà, elimino proprietà, e quindi il dato che ho alla fine non è più quello che ho all'inizio, non perché sono cambiati i valori delle proprietà, perché proprio aggiungo delle chiavi e le cancello. Questa sarebbe una cosa da cercare di evitare di fare, perché se io ho questo dato collegato a due vie magari in più parti del codice che nel corso della sua vita l'applicazione cambia come forma, ovviamente l'applicazione ogni tanto impazzisce. Quindi il fatto di avere il data binding a una via mi impedisce di avere 100 milioni di oggetti in ascolto dei cambiamenti. Il cercare di tenere i dati più immutabili possibili mi permette di mantenere la sanità mentale nel codice che sto scrivendo. Più che nel codice che sto scrivendo, nel codice che sto eseguendo. Perché quando c'è un problema, viene fuori la mitica X nella console di JavaScript. A volte sappiamo che JavaScript è il linguaggio impossibile da debuggare. Quindi questi sono tutti elementi che, se non stupidate, in realtà semplificano poi il debug. Ecco, il terzo punto è importantissimo. Con Angular eravamo abituati a modificare oggetti array in maniera diretta. Ho un array in data binding su un elemento HTML, come faccio ad aggiungere un oggetto? Faccio push sull'array direttamente. Attenzione che in questi nuovi framework questa cosa non esiste. Se voi fate un push di un array direttamente così a mani nude, l'array viene modificato, ma la parte di templating non viene notificata. Quindi troverete con un modello che differisce dalla vista, usando dei termini da impossibile. Sia Polymer che React mettono a disposizione dei metodi che sono appunto i notifiers. Quindi anziché fare semplicemente push, uso un metodo che dice: ehi Polymer, guarda che sto prendendo questo array, sto aggiungendo un pezzo, sto prendendo quell'oggetto, sto modificando una proprietà. A quel punto il framework viene notificato e quindi fa scattare il data binding se necessario. Vero, è rispetto all'Angular un dover aggiungere dei passaggi. In realtà le righe di codice sono le stesse, però a livello logico ci sembra di dover fare dei passi in più. Però qual è il vantaggio? Come dicevo prima, anziché avere data binding e Ruby è tutto in ascolto di tutto, che può creare comportamenti inaspettati, sappiamo che l'applicazione aspetta, ascolta solamente quello che io dico di aspettare e ascoltare. E vi renderete subito conto che non è una stupidata. Io ho controllo del codice, non è il codice che è dentro questa bestia pazza che fa quello che vuole. Ovviamente data binding a due vie non è che adesso è diventata una schifezza totale. Data binding a due vie quando serve, serve. Esempio più banale, gli input delle form. Se devo aggiornare l'input di una form, man mano che c'è scritto dentro voglio aggiornare la vista, voglio aggiornare il modello, allora qua data binding a due vie ci sta. Però attenzione, lo applico solo dove è necessario. In questo caso l'input delle form. Quindi vedete già conto che con questi pochi piccoli cambiamenti mentali stiamo riducendo notevolmente
i processi JavaScript della nostra applicazione. Cioè abbiamo lo stesso risultato nelle applicazioni classiche in Angular, ma con molti meno processi in background, quindi più reattiva. Non a caso React, una delle cose di cui si vanta di più, cioè gli utenti che lo usano si vanta di più, è che è molto più veloce nel rendering, molto più veloce nella funzione. Poi c'è anche chi dice il contrario, ma sapete che il bello dell'internet è questo, chiunque può essere smentito in due secondi. Però sicuramente un approccio come questo è molto meno process consuming del dirty checking, del tool data binding. L'altra cosa che dobbiamo imparare a fare è costruire il nostro stack front-end. Appunto, Angular ci dice, ti do tutto io. Hai il routing, hai le utility, hai il templating, hai tutto quanto. Mentre nel caso di Polymer e React, queste cose non esistono. Polymer e React mi danno solamente la parte per creare i componenti. Infatti, la documentazione di React dice che React è l'AV nell'MVC. Quindi mi danno una logica a 360 gradi per strutturare l'applicazione con solo. Con me crei i componenti, li fai dialogare, c'è questa cosa data binding in una via, stop. Poi come gestite l'informazione della tua applicazione, cacchi tuoi. E in parte ha ragione, perché appunto qual è il problema di Angular? Che se a me non serve un pezzettino, Angular non è modulare. Se a me non serve un pezzo, pazienza, ti ritira dentro tutto Angular. Se una cosa non ti piace e la vuoi cambiare, sì, posso prendermi un altro routing, ma comunque mi devo tirare dentro quello di Angular. Quindi sto comunque tirando dentro delle cose che non utilizzo. Possiamo imparare, cioè comunque siamo nel framework, possiamo, volendo, costruirci il nostro stack front-end. C'è una pagina sul GitHub del team di React dove elenca una serie di complementari per React. Per esempio, ti serve il routing, guarda queste 4-5 librerie, ti serve questo, guarda queste altre 4-5 librerie, quindi possiamo scegliere noi i tool che ci piacciono. Per esempio, io c'è una combinazione che sto usando molto spesso, le Fetch API, sapete cosa sono le Fetch API? Chi non lo sa, alzi la mano. Oh. Come fate una chiamata sincrona? Come ritirate dei dati da una risorsa REST? Magari usate $HTTP di Angular, magari avete usato jQuery.ajax. E se non ci fossero queste due cose qua, cosa fate? Un bel casino, devo farvi tutta la chiamata sincrona manina. Le Fetch API sono finalmente un'implementazione standard, quindi prossimamente nativa, di un API molto simile al $Ajax di jQuery. Quindi anziché stare a fare tutto il giro di XML, HTTP, request, bla bla bla, faccio semplicemente fetch, uso dell'indirizzo e mi torno indietro i dati. Una piccola variante, tutto gestito con le promises. Uno potrebbe dire, sì, figo sta cosa che adesso una sintassi più umana per la chiamata sincrona che sia diventata nuova API. Quando cacchio le implementi nel browser, chissà, appunto per questo c'è la Polyfill. La Polyfill mi permette di utilizzare questa nuova API in tutti i browser. La Polyfill significa un'altra cosa. Non solo che posso già utilizzare queste API in tutti i browser, ma che quando la situazione sarà più tranquilla, perché tutti i browser supporteranno la Fetch API nativamente, tolgo la polyfill, il codice giro uguale a prima e ho alleggerito l'applicazione. E parliamone. Quindi Fetch API polyfill per dialogare con il Platinum Director è una libreria di routing che è molto simile al routing di Angular. Comunque arrivando ad Angular che ho avuto qualcosa che ci assomigliasse. Lo dash, mi auguro che lo conosciate già, comunque utility di vario tipo per lavorare con array dicendo. Quindi passiamo a costruirci i nostri stack. Angular 2 cambia rispetto all'Angular 1 perché mi ha detto passa i componenti, ma per il resto mantiene questa sua particolarità di essere un, tra virgolette, full stack. Full stack intendo di front-end, c'entra niente col server, è un termine un po' abusato. React era partito come semplicemente, ecco qua è una cosa dove si possono un po' perculare i primi fanboy di React. Ah, ma perché React è indipendente, non ti tiri dietro tutto quanto. Quello era all'inizio, React è una libreria a sé stante, un framework a sé stante per fare i componenti fini. Adesso hanno tirato fuori Flux, GraphQL, Relay, che sono tutti pezzi complementari che messi insieme vanno a creare l'Angular di Facebook.
con la differenza che qua è un approccio modulare, quindi non siete obbligati con React a usare Flux, Relay, GraphQL. Ovvio che se li usate insieme noterete tanti ragionamenti che tornano, noterete tanti pezzi che si incastrano più facilmente, ma non siete obbligati a farlo. Tant'è vero che in momenti di follia potreste anche usare React con Angular. Poi vi svegliate e diciamo un video che tutto sono più fatto. Facciamo un attimino un paragone molto veloce tra i tre. Come sono strutturati? Quindi cosa mi dà a disposizione questi tre livelli, questi tre framework? Allora, React, abbiamo detto, è solo la libreria, è solo il framework dei componenti, ma volendo, ufficialmente ci sono Flux, Relay, dicendo, ci sono i suoi pezzi aggiuntivi per diventare uno stack completo. Angular invece continuerà a essere full stack, quindi oltre che vi scaricate Angular 2 non avrete bisogno delle Fetch API Polyfill, se volete sì, se no c'è il suo download HTTP e buonanotte. Polymer invece ha solo i componenti, non c'è nessun altro libreria complementare ufficiale. Che tipo di data binding utilizzano? React utilizza esclusivamente il one way data binding. Potete implementare il tuo data binding con un modulo aggiuntivo, ma se scaricate React nudo e crudo è solo una via. Angular continuerà col sistema a due vie, ma questa volta tramite l'object observer, non più tramite il directory checking, quindi utilizzando un'API nativa del browser che andrà ad alleggerire tutto il discorso dei processi. Polymer invece mi permette di lavorare a uno o a due vie, di default a una via, ma tramite un paio di impostazioni di notifiche in più possiamo farle diventare due vie. Per fare un esempio molto semplice, ci sono arrivati tanti da Angular, in Polymer se mettete le doppie parentesi quadre, normalmente data binding a una via. Se mettete le doppie parentesi graffe come in Angular e aggiungete un attributo, diventa data binding a due vie. Quindi questo può aiutare anche a distinguerli. E qua arriva, secondo me, un punto molto molto importante. Su che sistema di componenti si basano questi framework? React si appoggia su un sistema proprietario, ovvero i componenti che crea React sono definiti dentro il framework React, non si basano su uno standard. Questo cosa significa? Che React è allo stesso tempo una polifill di se stesso, perché introduce una nuova funzionalità nel browser. I componenti di React non sono componenti standard, non potete migrare da uno all'altro, non potete dire ma magari domani non uso più React, passa Polymer, dovrete riscrivere tantissima parte del vostro codice. Mentre Angular 2 e Polymer si appoggiano sul neonato standard dei Web Components. Che vuol dire standard? Significa che in fase di ultimazione, vuol dire che ci stanno lavorando tante aziende, non solo una, significa che sarà implementato direttamente nei browser. Infatti Polymer, per funzionare, all'inizio vi chiede di applicare la polyfill dei Web Components, non la polyfill di Polymer, dei Web Components. Polymer e Angular, tra qualche anno, quando i Web Components saranno supportati da tutti, come dicevamo prima, posso togliere la polyfill e questi girano così come sono. Attualmente l'unico browser a supportare pienamente i Web Components qual è? Chrome. Infatti Polymer e Angular sono gli unici due che, scusate, Polymer e Angular su Chrome potete utilizzarli senza la polyfill dei componenti. Qui attenzione, questa è una scelta molto importante, perché ci sta dicendo che questi nel corso degli anni diventeranno dei standard, quindi potremo alleggerire il carico della nostra applicazione, non alleggerire i processi, alleggerire il download. Tutto questo riguarda il fatto che all'inizio c'è una polyfill, sì, che poi impatta anche un pochino sui processi, anche sui processi iniziali, mentre React mi dà più solidità per tante cose, ma un domani che deciderò di passare da React ai Web Components, indipendentemente da quale libreria, sarà un passaggio molto più arduo. Quindi non sto dicendo una meglio né peggio, sto dicendo sono due strade distinte, occhio. Sempre per fare un esempio di Web Components, c'è anche Mozilla che ha fatto una sua libreria basata su Web Components che si chiama Xtag. Diciamo che questo non vuol dire che tra Polymer e Xtag sono intercambiabili, significa però che un'eventuale migrazione sarebbe meno dolorosa
rispetto a migrazione, da React a uno di questi due. Poi su quali linguaggi si appoggiano? React si appoggia su JSX, su Ecmax 5 o 6, in base a che volete, e Babel. Avete seguito il talk di Ecmax 6? Io non l'ho seguito, però penso abbiano parlato di Babel. Babel è quella simpatica, quel simpatico tool che fa il transpile del codice da Ecmax 6 a Ecmax 5. Non fa solo quello. Il JSX non è un linguaggio che il browser può capire, deve essere trasformato, e Babel lo fa nativamente. Quindi se utilizzate Babel non solo avete il transpile da ECMAScript 6 a 5, ma anche la conversione da JSX a JavaScript. Quindi per forza dovrete usare Babel se usate React. E appunto la parte delle viste è il JSX, quindi quell'HTML mischiato a JavaScript, che è un po'. Non sento sullo stomaco. Angular invece si basa sul buon vecchio HTML. L'unica nota strana è quel TypeScript. TypeScript non è una cosa, non è qualcosa come ECMAScript 6, non è il prossimo standard di JavaScript. TypeScript è un superset di JavaScript, quindi potremmo dire che è un linguaggio costruito sopra il linguaggio. Infatti fa delle cose in più che ECMAScript 6 non fa, o almeno per il momento non fa. Per esempio lo static type checking. Il fatto che io posso definire una variabile di tipo integer, di tipo numerico, e quindi se provo a cacciarci dentro una stringa, il compilatore si incazza. ECMAScript 6 ancora non ha il type checking. Ce l'avrà magari nel 7 o nell'8, quindi ci arriveranno, secondo me. Quindi posso usare anche JavaScript pulito, però se andate a occhiare la documentazione di Angular 2 vedrete che gli esempi di Angular di JavaScript pulito tipo il doppio degli esempi con TypeScript. Mentre Polymer, out of the box, funziona con il caro HTML normale e ECMAScript 5. Esistono dei sistemi per lavorare con ECMAScript 6 e con Babel integrarlo, ma attualmente nativamente non è supportato. Infatti hanno detto che sta lavorando nella prossima versione di Polymer a un supporto di ECMAScript 6 anche nativo. Ultima cosa, chi produce questi framework? React di Facebook, Angular come sappiamo di Google, ma TypeScript di Microsoft. Quindi si è creata una specie di joint venture per Angular 2, mentre Polymer è esclusivamente di Google. Uno a sto punto, però, se ti sorge qualche dubbio, ma no, TypeScript è open source. Sì, diciamo che qua non intendevo dire chi li possiede, come ti diciamo. Chi è l'azienda che c'è dietro? TypeScript è open source, però perché Microsoft l'ha voluto? L'ha voluto perché voleva aiutare la migrazione di sviluppatori, soprattutto C Sharp, verso JavaScript. Infatti ha scritto il fondatore di C Sharp. Quindi zampinaccio dietro. Però la cosa strana è il fatto che sia Polymer che Angular 2 sono prodotti da Google. Su questo è l'unico punto in cui vi chiedo di non farmi domande. Non chiedetemi perché facciano due framework che vanno un po' in competizione fra di loro certe cose. Non chiedetemi quali sono i piani per il futuro, perché non lavoro a Google, purtroppo. Quindi su qua non ho risposta. La mia speranza personale è che magari domani introducano la possibilità in Angular 2 di utilizzare Polymer come motore di componenti, in modo tale da renderli maggiormente agganciabili. Oggi potete usare Polymer con Angular 1, per esempio, senza nessun problema, però vi trovate con Angular 1 che ha le direttive, Polymer fa i componenti, sì, li potete usare insieme, ma c'è una grossa parte di codice che quella per gestire i componenti direttive che è abbastanza duplicata. Quindi non si sa cosa faranno in futuro. Però viene anche se Google un pasticcione. Qualche consiglio per chi vuole dire ok, da domani mi butto su una di queste librerie. Allora, se volete buttarvi su React, ho scoperto che gli sviluppatori di Wix, quel portale per creare siti che intanto fa una pubblicità anche in TV, hanno creato un modulo che si chiama React Templates, che permette di approcciare React
con innanzitutto con dei file di template separati e non il JSX dentro JavaScript, e con una sintassi molto più vicina a quella di Angular 1. Infatti c'è questo rtif, c'è anche rtrepeat, quindi concetti molto simili a quelli di Angular applicati in React, e questo sicuramente può essere un piccolo aiuto. L'unica cosa in più a livello di workflow è che questi React templates non vengono compresi dal JSX, quindi infatti insieme a React templates lo sviluppatore mette a disposizione i moduli per Webpack, Gulp e Grunt. Significa che ogni volta che premo salva ci dovranno essere dei processi di Gulp e di Grunt che pigliano il React template, lo trasformano in JSX, e poi il JSX lo fa il JavaScript normale. Per carità, per il codice finale non cambia niente, per noi vuol dire aggiungere un pezzettino al workflow. Vabbè, questo è abbastanza scontato, come ho sempre detto. Se volete usare ECMAScript 6, sicuramente Babel, perché appunto ci permette di lavorare con la sintassi nuova e con JSX e trasformarla nella sintassi che capiscono i browser oggi, che anche qui è un po' simile al concetto delle polyfill, vuol dire che quando ECMAScript 6, quando, ma chissà, sarà pienamente supportato dai browser, potremo evitare questo passaggio. Dato che praticamente quasi tutte le feature di ECMAScript 6 in realtà non sono cose che JavaScript oggi non fa, quasi. Le fa ma con una sintassi diversa, e poi le classi di ECMAScript 6, se indagate bene, vedete che non sono proprio delle vere classi, classe alternativa per i prototipi. Se avete un progetto in essere che volete portare in React, come abbiamo detto, come ho visto prima, c'è JSX, c'è l'HTML dentro JavaScript, ma attenzione che JSX non è solo plain HTML, in alcuni casi c'è da fare delle piccole modifiche all'HTML per renderlo React compatibile. C'è questo tool che online che vi permette di incollare dell'HTML classico e ve lo trasforma non in JSX, ma in HTML valido per il JSX. Stupidata! Class in JSX diventa class name. Io per il primo giorno non lo sapevo, mi stavo per suicidare. Poi anche quando l'ho scoperto, uno ha detto, vabbè, che pizza, però mettermi in tutti i class e rinominarli in class name. Sì, c'è cercare rimpiazza tutti, però li fanno su più file, hanno tutte le scatole. Esiste questo tool, lo fa lui, quindi se dovete passare a React, testare a React, questa è un'altra cosa valida. Ecco, una cosa che non siamo mai stati abituati a fare con Angular 1 è ragionare un po' di più con i moduli. React e Polymer lo fanno in maniera molto differente. Quando ho bisogno di tutti i miei moduli in un file HTML, normalmente faccio quello, includo tutti i miei script. Poi dice sì, ma arrivo alla fine, mi faccio un processo di grunt, di gulp, concateno, minimizzo e ne importo uno solo. Vero, però così c'è un problema: dovete gestire voi l'ordine corretto, userete il sistema dei moduli o con i componenti di Polymer o con l'import in S6, vi renderete conto che non vorrete mai più scrivere quella roba lì, non vorrete più tornare indietro. Detto questo, per chiudere, quali sono alcuni concetti che sono importanti portarsi a casa? E qui c'è la slide della nerd. Quando si parla di filosofia, sempre viene citato il filosofatto. Si pone questa domanda esistenziale. Quindi program. Per fortuna non si sa cos'è il linguaggio macchina. Quindi, come vi ho detto all'inizio, concentratevi, sperimentate con qualunque framework che volete, ma concentratevi su comprendere il mediator pattern e i web components. Poi, che utilizziate React, Polymer o Angular 2, quello è il minore dei problemi. Anche perché, come dicevo qui prima, compreso questo pattern, poi potete approcciare qualunque di questi framework. Flux, avrete magari sentito parlare di Flux. Flux è il pezzettino
di creato da Facebook che si aggancia a React per la gestione degli eventi su larga scala. Perché dico Flux non è stato creato per te? Non sto dicendo che Flux non è una cosa buona. Flux, se voi date un'occhiata a un esempio, per esempio, un esempio abbastanza semplice, non so se conoscete ToDoMVC. ToDoMVC è un sito che dice: io prendo tutti i framework JavaScript e li faccio la stessa to-do list, che è un'applicazione molto semplice, in tutti questi linguaggi, così vedete le differenze. Se guardate il codice della to-do list fatta con Flux, tipo tre volte il codice qualunque altro framework. Uno dice: è la peppa, perché si scrive così tanto? Perché attenzione, Flux è tutta, diciamo, la parte legata alla gestione degli eventi, agli store e tutto quanto, che sì, è strutturata molto bene, ma è stata pensata da Facebook per gestire un sito che ha in mano i dati di quasi 2 miliardi di persone. Non è stato creato per tu, web designer, che devi fare il tuo blog. Questo è importante, non mi sto dicendo Flux non usato, mi sto dicendo Flux, dateci un'occhiata, ma valutato per progetti che abbiano una certa complessità nella logica. Dovete fare il sito a 4 pagine con la slideshow e vi dite: ah, uso Flux per provare. Sì, se il tuo esercizio non mi viene in mente la parola. Comunque vabbè, se la cosa vuoi fare per te, fallo pure, ma non andare a vendere questa roba qua perché ti complicherebbe e basta. Ricordatevi, è stato creato da Facebook per loro, poi l'hanno reso open source. Questo ci tengo tanto a dire, perché quando React è venuto fuori, tanti commenti su React mi sono sembrati a livello del fanboismo. Cioè, poche persone sono messe lì, hanno analizzato la questione e hanno detto: ok, mi sembra che effettivamente React fa meglio questa cosa qua. Ho visto un sacco di tweet, un sacco di articoli che non facevano altro che copiare e incollare la frase che c'è nella documentazione di React, le due frasi che ci sono nella documentazione di React, uno dove dicono è la V nell'MVC, l'altro dove dicono: ah, React c'ha il virtual DOM che fa un diff di questo e ti aggiorna il componente. Ma proprio copiati e incollati. La domanda è, un po' come a scuola, ma hai capito cosa vuol dire? O lo stai usando solo perché c'è tutto React, bella. Quindi cerchiamo di stare attenti a queste cose qua. Non è detto che perché è una cosa nuova, perché va di moda, per forza sia la soluzione giusta per il progetto di oggi. Cerchiamo di documentarci. E Flux è stato uno di questi esempi. Ci sono un paio di persone impazzite dietro Flux e poi nella disperazione dovevo mollare. Quando io ho detto fidelizza, non mi sembra proprio la cosa giusta per un progetto di queste dimensioni. Polyfills for the world. Perché Polyfills for the world? Perché grazie al magico sito che è news.com possiamo sapere se una certa feature JavaScript è supportata su quali browser e in quale cosa buona. Certo, se arriviamo ad avere 40 polyfill nel progetto, qualcosa forse non va benissimo. Quindi documentarsi su KNews, se un progetto seleziona polyfill, usiamolo. Questa è una frase da film di supereroi, no? Controlla il data mining, prima che il data mining controlli te. Controlla la tua rabbia prima che la tua rabbia controlli te. Per ribadire il concetto di prima, il tuo data mining è bello, ci ha parlato il culo in tante occasioni, viene stato sempre grato, ma adesso che stiamo iniziando a evolvere le nostre applicazioni in complessità, a scoprire nuovi sistemi, a renderci conto che il livello di performance non è sempre la cosa migliore, impariamo a domarlo. Quindi, come dicevo prima, se opterete per React o Polymer, sappiate che one way data binding, two way solo quando necessario. In questo modo qua evitiamo sprechi di processi. Ecco, questa è una cosa che ho tristemente riscoperto con Angular. Nel mondo JavaScript, qualunque framework o libreria tenderà a essere obsoleto nel giro di 3 o 5 anni. jQuery quest'anno compie 10 anni, però jQuery, lo sappiamo, cioè non esiste nel mondo dello sviluppo. Sulla parte siti sì, è ancora un tool validissimo per quelle casistiche, ma nessuno si mette a fare una web app da zero utilizzando esclusivamente jQuery. E questo già da un po' di tempo, soprattutto quando c'è fuori Angular. Quindi questo, ricordiamoci di non legarci troppo ai framework. Un buon concetto anche di vita, non abituare troppo a una cosa, ma intanto toglieranno uno che soffrirai. Questo si chiama disagio. No, questa purtroppo è una triste verità.
con Angular è stata l'ennesima conferma. Angular ha avuto un buon momento di boom intorno al 2011-2012. Adesso YouTube ha imparato a usare Angular, iniziava a essere quasi il nuovo standard, un grande polymer. E ci cazzo. Però un attimo, un bel video di così, ma vediamoci un pochino. Altra cosa importante, mi sto scoprendo sempre più purista di Vanilla JavaScript, nel senso che qual era un'altra cosa negativa di Angular, che poi mi abituo ad andare su ng components e ogni volta che ho bisogno di qualcosa prenderlo come direttiva di Angular. Il fatto è che io baso il mio progetto non solo su Angular ma su 10 direttive di Angular esterne appesantisce questo mio concetto di dipendenza da Angular. Quando mai che non uso più Angular non posso neanche più usare quelle 10 dipendenze. Se mi abituo a utilizzare dei tool, delle piccole librerie JavaScript pure, questi mi permetteranno di dire un domani che passo da React a Polymer di tenere quelle librerie. Faccio l'esempio, il classico date picker, uno dei più famosi è jQuery UI, date picker jQuery UI, però date picker jQuery UI si tira dietro jQuery e jQuery UI perché pesa un cifro. Un date picker molto simile, c'è un tizio che su GitHub si chiama Bevacqua, ha fatto questa libreria, si chiama ROM, è praticamente il date picker molto simile a quello di jQuery UI fatto in vanilla JavaScript. Se io uso ROM nel mio progetto basato su Angular 1, un domani che non uso più Angular 2 passo a React, continuo a usare ancora ROM perché quello è scritto in JavaScript pulito. Lodash è un altro esempio, non è un framework, non è un pacchetto di, è un utility in JavaScript. Quindi librerie di questo tipo ci permettono di risolvere i problemi principali che abbiamo, ma di poterci portare dietro, fate sempre nella JavaScript, ci possiamo portare dietro man mano che il mondo dei framework continua a cambiare. Io adesso quando devo scegliere le librerie appunto non ce la faccio più a prendere librerie che hanno dipendenza, ma perché mi sono già preso stavolta con Angular 1, voglio evitare di ripetere una seconda volta. Mi è già capitato di fare delle piccole conversioni da React a Polymer e viceversa per piccole cose ed effettivamente questo discorso qua mi ha salvato molto la vita. E in ultimo, appunto sempre sul discorso un po' fanboyismo, le cose sconosciute, dobbiamo essere più interessati al progresso che viene fatto, a questa ai benefici che porta a noi e ai nostri sviluppi, più che a chi ha introdotto questa feature. Che se andate a cercare Angular React Polymer, sembra un po' di rileggere discussioni Apple contro Microsoft. Ora, chi se frega che ha inventato prima il mouse? Ci fa lavorare meglio, ci fa stare meglio, sì, e quella è la cosa che importa, non chi l'ha inventato per primo. Siamo sviluppatori, non siamo giudici, non siamo. Non lavoriamo in uffici brevetti, quelle parti che c'è questo domani ce ne frega niente. Detto ciò, io ho finito la mia chiacchierata. Se avete pazienza, è tardi. Riusciamo a fare 10 minuti ancora? Riusciamo a fare 5 minuti ancora? Sì, beh, intanto grazie. Se ci fossero delle domande o perché fare... io volevo fare un attimino una demo veloce. Faccio vedere un attimino due righe di codice senza farlo impazzire. Adesso ripeto una parte di prima, però adesso in maniera un po' più distratta. Allora, ho fatto questa piccola applicazione di demo, che è quella che prima vi ho raccontato in maniera teorica. Ho un'applicazioncina con due pagine, semplici, in cerrato, l'ho fatta un semplice pomeriggio. Quindi sono due paginette, nella prima pagina c'è il componente che siamo prima, piglio un pulsante e questo mi carica dei dati. Ora, sono sicuro che sapete benissimo come fare questa cosa qua in Angular. Vi faccio vedere come farlo in Polymer, perché è il primo che è quello più veloce che ho usato oggi pomeriggio per fare l'esempio. Quindi faccio vedere un attimo due righe di codice. Quindi ripetiamo il discorso di prima, però adesso lo vediamo in maniera un attimo più concreta. Allora, innanzitutto cos'è che mi serve? Mi servirà il componente dell'applicazione, perché tutta l'applicazione è fatta in questo caso in Polymer. Mi servirà un componente di pulsanti che lo vuoi usare qui e qui,
mi si rivelerà il componente del widget, mi si rivelerà il componente della lista. Quindi già mi devo fare, per questa cosa semplice, devo fare 4-5 componenti. Poi perché un componente non deve essere per forza gigantesco, può anche essere una riga di codice, però il vantaggio del componente è vedere che la che può essere utilizzato. Quindi se volessi partire dalla cosa più atomica, parto dal button, ovvero il mio bel pulsantino. Se andiamo a vedere il template del button è molto semplice, è un tag button, qui dentro ci va il contenuto, la classe viene ottenuta dinamicamente perché l'unica cosa, l'unica particolarità che ho messo a questo button è una proprietà aspect, siccome sto usando Bootstrap, gli passo la classe di Bootstrap per definire il pulsante. Quindi se btn è default, btn è primary, quindi ho creato una proprietà che se di default non metti niente, è btn default, quindi mi stila il pulsante, è un pulsante